Alt? Che cosa hai buttato là dentro? No, niente, una flebo che ho tolto a uno. Ah, una flebo che ho tolto a uno, io mi credevo chissà che cosa. No. Guagliò, io ti devo cancellare dall'albo dell'infermiera, anzi dall'albo dell'intrepido. E perché? Che ho fatto? Dove si buttano i rifiuti ospedalieri? Sulla Murgia. E perciò la sembra da niente? E mi trovavo più comodo là. Scusa, ma fino a là devo andare. Guagliò, allora mettiamo in chiaro una cosa, va bene? Tu sei un tufo. Sei un tufo! Mettiamolo in chiaro, adesso gli parlo con tu e mi fa scappare! Quante volte ti ho detto che tu sei come un grande sommelier? Quante volte? Non mi ricordo il numero esatto, preciso, però mi ricordo che tante volte me l'hai detto. Dimmi una cosa, ma questa scimitudine è farina del tuo sacco? Sì, è tutta roba mia, non ho avuto aiuto da nessuno. Vattene, vattene! Ehi, quanti punti ti devo togliere? 5. 100. Facciamo 10. 100! Sai perché? Perché? Perché hai lasciato di nuovo la cosa là dentro. Te l'ho detto tante volte, Murgia! Murgia! Ehi, a te! A proposito, visto che vai sulla Murgia, portami dei cardoncelli. Le cardongelle? Sì. Come le vuoi, piccole o grandi? Medie, da fare sulla braccia poi. Ok. Mezzo chilo, basta? No, c'è passi, vuole almeno 1,5 kg. Sì, mezzo chilo. Vabbè, allora mezzo chilo. Ricordo quando stavo anch'io alle pezze, quando i barbiturici che mi sono presa, ve lo ricordate? E come non ce lo ricordiamo? E chi se lo scorda, Jennifer, mi facesse venire un colpo. Pensavo di perderti. Ehi, Jennifer, ma dimmi una cosa, ma ti trovassi meglio con i Saron Forte o i Tranchi 2000? No, i Saron Forte sono a potenza, so. Quale potenza? Tu pensa che li prendo 4 al giorno, ma di dormire non se ne parla proprio. Not proprio? No, no. Madre Perla? Che c'è? Perché mi risponde sempre in malo modo lei? Perché so che devi dire una fesseria. Di. Jennifer le ha detto che ci sposiamo? Non mi sbaglio mai. Sì, l'ha detto. E come la vede lei la nostra unione? Io la devo vedere. Voi ve la dovete vedere. Grazie, Madre Perla. È sempre un piacere ricevere una parola di aiuto e di conforto. Allora. Ce l'ha fatta. Cioè, la dice, eh? Che cosa ti vendiamo, guagnò? Eh? Sort de femme, scettazzo panuoli da non si pronuncia per la faccia della terra, questa è la verità. A che servono questi cattivi verdi delle cristiane che si facciano male? Ma mi ricordo che quando sparisci la prima mi chiederà mai. Morì di un male incurabile, eh? No, un mare incurabile. La fuquab! Per questo capisco cosa si prova in certi momenti. Picciafuoco, la dottoressa non è morta. Non è morta? Eh no. E vi? Bello, la dottoressa ha avuto solo un calo di pressione. Brava. Sì. E sono su da strusci qui in cerco di fiori. Ma niente, ma mi truppi, che vedi? Benissimo, stai benissimo, questo pigiama ti dona. Stai bene, pare un figurino, Madonna Santa Benedetta, c'è così. Ma non è che do l'impressione di stare male per lei? No, tu non dai l'impressione, è una certezza. Che dici allora, mi cambio? Mi cambio? Che dici, mi cambio così magari? Sì, tacci, vabbè, cambiati, non si cangiano, anzi rimani col pigiama, vabbè, stai bene. Io non sto chi nella clima, questo è un manicomio, me ne vado. E c'è così, ma non si può sembrare veramente la... Ehi, qua la dobbiamo finire, la dobbiamo finire. Beh. Allora oh. Non mi cambio. Monsieur, cosa voglio? Ecco. Picciafuoco? Sì. Allora, che ne dici? Che cosa? Come sta il pigiama, come sta? Smato il pigiama. No, volevo sapere... Marcè, non è un pigiama, Marcè! Dipende come ci sarà l'approccio iniziale. Dai, dipende tu. Un meccanismo che se va a mettere in moto. Ah, tu dici? Ti sei preparato? Sì. Le fiori si canta? No, cavolo, mi sono dimenticato. Dov'è? Io a te stiamo a pensare, che mi? Ah,
grazie, grazie. Guarda, non so che cosa ti darei per questa cosa che hai 15 fatto. 15 euro sono uscito. Tanto vengo. Oh, lo devo scontare? No, 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 no. Ah, mi ha fatto già ormai. 15, 10. 10. E quello, dai, lo scontare, grazie, grazie. Beh, mo, preparto, mi raccomando, fate che è pronto. Senti, che cosa dici, mi faccio trovare qui sul letto così oppure mi faccio trovare in piedi? No, no, fatta che in do corridoio, in piedi. In do corridoio, va, stai guagnando, da dentro, stai un do lì, vai. Allora qui. Disinteressato, in do lì, fatta, un giorno è pornografico, beh, we are, e su, no, che cosa hai a dire? No, mi sono dimenticato, mi dimentico tutto, mi sono dimenticato i fiori, mi sono dimenticato il giornale porno. Uè, bauscia, come è un giornale pornografico, ma che è un cristiano poli. Deve dimostrare, disinteressa la guagnando, io sta pensando all'altro femmina. Ehi, pazzetto, tu non capisci nulla. No, che capisco, io posso capire. Vai, Marcè, stasera la riconquisterai. Sì, stasera la riconquisterai senz'altro. Tu stasera hai smanato ficenda anche, tu ti guidato. La riconquisterai. Ancora tu? Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? E come stai? Domanda inutile, come inutili sono le tue venute qui? Perché io non provo assolutamente nulla per te, chiaro? Ficcatelo in testa questo. Non ti preoccupare, dottore, imparerai ad amarmi. È solo una tua illusione, sai perché? Perché io amo un'altra. E intanto lei non ti vuole più sposare. Ma cosa ne sai tu? Cosa ne sai? Guarda, dottore, che io la serie la seguo. E il matrimonio è stato annullato. È vero, ma solo per ora. E comunque, in ogni caso, io voglio lei e non te. E anch'io voglio una cosa. Ah, sì, e cosa? Voglio... Cosa? Cosa? Te lo dico la prossima volta, questa scena è finita. Mi danno ai nervi quelli sceneggiati dove sono lì lì per parlare e poi... La prossima volta. De Lucia. Dimmi, dici, dillo. Ti posso parlare da uomo a uomo? Scherzi? Certo, dimmi. Domide, oh. Ti posso parlare da uomo a uomo? Ma ci mancherebbe, dimmi. Ma tu, come mi vedi con Jennifer? Con te e la ragazza? Sì. Io li vedo bene assieme, siete fatti proprio uno per l'altro. Può funzionare, sì. La ragazza poi è innamoratissima, proprio. Non parlo che di te, sempre di te sta. Lo so, no, il problema, sai, ci è mamma. Tua madre? Eh sì, quelle anziane, ciccia bomba, capito? Ha bisogno d'aiuto. Allora mi chiedo, Jennifer è in grado di starle vicino? Ah. Senti, quanti anni ha questa donna? Mia madre, 86 anni. 86 anni? E se ne va ancora in giro per casa? Oh, allora sentisci ancora? Io no, mia madre, no. È un ricordo, e poi non ce la faccio. Dimmi una cosa, tu c'hai una foto? Sì. Basta qua, basta fotografia. Che sono 86 anni, ancora Romo Fuschetti sta. Via! Se che te esce! Ma a cataclismo non si sente! Vai, è un esubero ormai! Mandata! Ma guarda che cosa! Ma tu hai capito, ha detto che mia madre è fuori tempo, ma tu vedi. Ma certo! Siamo! La mamma è sempre la mamma! Ma bella frase! Ti è piaciuta, Cirillo? È roba tua! L'ho pensata in questo momento! Mai sentita in vita mia, bella, complimenti! Grazie! Per piacere, se c'è un'emittente televisiva che ha bisogno di una guardia in un nuovo sceneggiato, fatemi sapere qualcosa, per piacere. Che ti avevo detto, Picciafuoco, non è venuta, te l'avevo detto, quella non viene, ormai è finita, no, dai. Voglio, ti dicendo, stai su, voglio, tu devi stare sveglio, tu sei troppo pessimista, voglio. Ma in confronto a te, un confosco, non caparettesi, Scusa, l'orario visita è finito da un sacco di tempo ormai, non viene più. L'orario visita è finito da un sacco di tempo. L'orario visita è finito da un sacco di tempo. Ho capito, l'orario visita è finito. Stabattuto è stato forte. Ma perché non c'è l'orario visita? Oh, devo dire a Basca, a fondo. Ah, certo. Mi sa bloccare questo tempo, non fa il traesiclo, l'orario sga... Una guardia svizzera. Vanti Marcello, vai! L'orario visita. Comunque è passato troppo tempo, ormai non viene più, io l'avevo detto. Io vado al bagno. Picciafuoco, non è che questo va a tentare un gesto estremo in Dubai? Tu dici che può spaccare la tazza? Ci spacca la tazza, c'è come a tentare il suicidio. Hai capito, mo? E tu dici che può fare? E certo che può fare. Come sta depresso? C'è un problema. E scusa, te due suicidi e non ci riesci. Ma... Ormai mi smuerto. Ma...
Non è che voglio dire, un spar che fornisce la cazzo. Ma tu è possibile che c'è uno spar non ti senti realizzato? Ma sì. Ho visto da parecchio, non ti sparerei, io. Ma so che scordare come si spara. Ma pure io mi avevo scordato. Però dici, ospedale. No, reparto belli, reparto axibelli, tutto ufficializzato, diciamo, eh? Ehi, hanno messo un po' lì, zì. Che a me non sparo lì, cioè, spara, ma pure, è squadro. C'era. Adò. C'era, su in terrazza c'era, bellissimo. Ma... Poi hanno fatto dei tagli alla sanità e l'hanno eliminato. Oh, ci ho fregato, padre! Se sta qualche televisione che sta trasmettendo uno sceneggiato, chiamatemi per piacere. Ancora qui, allora cosa vuoi? Si può sapere? Voglio che proviamo a vivere insieme. Diamoci un tempo, 3 mesi. Se non funziona, sparirò per sempre. Impossibile, neppure un giorno. Pensaci bene, dottore. Io ci ho pensato e la mia risposta è no, chiaro? Quando è così, dottore, io e lei siamo in guerra, capito? Allora vuol dire che io combatterò. Combatti pure, ma questa guerra la vinco io, sicuro. Pubblicità. Sare, tu so di, sto con la finestra, dove è da base, dove è? Tu contrasto con te, la beggisci, capisci che sei te. Ma è morto, deve salvare, ma. Oh, capo, non c'è credo la macchina. Azzù. C'è un allarme, c'è che dato via. Sì, ma... Come ci fai a fare? Sto nella lama. Scenderebbe la macchina, sei proprio cazzo allora. Come ci si scenderebbe la macchina? La macchina a me, non ti riesce a rubare per i moti. Sì, vuoi dire che a scenghi i crudi, slai a la macchina? Mi fai finire proprio, c'è un po'. Tu puoi fare, tu mi hai messo con la macchina a me. E c'è il rit? Rit che per non è possibile. Non è possibile, guarda, che c'è un capo. Rit, ti dico, non lo puoi fare mai per me. La macchina a me c'ha il bloccastezzo corazzato, usai. Ultima generazione, tu pensi che ci vuole l'acchia con il cilindro europeo e nemmeno che riesce ad aprire. E ci picchi e sparca su cilindro. Ehi, manca la bomba atomica. Sì, vabbè, ma non siamo d'accordo tu, Cafon, che si nuove cose che sono inventate. Perché? Cioè, alla la fatica la Cristiania, uè. Senti, io posso andare a casa, tu, Cafon. E chi scuccia, danno mi sgatto. Buongiorno. Buongiorno. Monica di Monza? Sì. E a me, di la verità. Sì, è vero, siete voi. Man, man. Prego, accomodate, prego. Picciafuoco, Giovanni Picciafuoco dell'uomonimo clan. Conosce? No. Ehi, possì. Non sono venuti a rubare a casa vostra stamattina? Sì, è vero. Noi siamo stati. I am. Allora mi può fare un favore? Che succede? Mi hanno rubato l'anello di mia nonna. Ci tengo tantissimo. Oh, aspetta, non c'è bisogno di altro. Statevi qua, bella calmata. Mo chiama, non c'è ma chiama. Monica, conosce questo apparecchio? Questo non è a destra. Avvocato. Cioè, il clavo, cioè, vedete, fin quando vi spiego. Vito! Non parte del segnale giù. Vite! Vite! Oh! Sono giù! Vite! Mezza la refurtivite! La partiamo! Ah! Ah! Vite, ma stai nani! La guagna è là, non ce l'avevo regala! Allusciami un so! Non si faccia il rompe... Sparca! Ma non mi accoglia! Ciao! Aspetta, dai! E lui? Sì, grazie. Yeah. Grazie. Con le scuse del clan, Monica. Monica.
Francesca. Oh, Francesca, che devi fare? Niente. Peccato. Come sta? Si è ripresa? Che devi fare, madre Perla? Dorme, a piombo sta. Beata lei. Ma chi lo dici? Da quando ho deciso di sposarmi non riesco più a dormire. Hai provato con una bella tazza di camomilla? Sei una sola, due, tre. Mi sono dato una tazza in prompt per stordirmi. C'è da fare? Nudo proprio. No, io mi addormento con Rosario. E mo non fare battute sceme come chi è Rosario, eh? Perché sennò giuro, lascio la sit e me ne torno a trarre. Belle belle, suora, io non ho detto niente. No, vabbè, io stavo dicendo che prendo il Rosario e poi quando arrivo al decimo grano... Bello, ma addormento. Ad aver? Allora devo provare pure io, suora. A fare che? A pregare, così dormo. Almeno. Povera Francesca. Madonna, come sta pallida sta ragazza. Sta pallida, va. Povera figlia, madonna. E poi dici che non prende sonno, né? Guarda là, guarda. Jennifer, Jennifer, che è successo? Jennifer, questa sta male. Madonna, sua, mi sei lavata. Madonna, madonna, qualcuno venga, presto! Jennifer sta male. Che è successo? Francesca, no, Francesca, no, che è successo? No, non è Francesca, è Jennifer. Ah, vabbè, i soliti barbiturici. No, non è questione di barbiturici. Ha bevuto quell'acqua ed è caduta a terra. Acquedotto, scommetto. Che ne so. Ma questo è veleno. Come veleno? Sì, che veleno, oh, sicuro, veleno. Chi è entrato qui? Non chiamate so, qualcuno, Piccinillo, dove vede? Piccinillo. Venga qualcuno, presto, presto, madonna. Figlia mia. Dai, Dio mio, dai, veloce, veloce. Mi sa che qui non c'è niente da fare, eh? Certo, chi si deve sposare in questo sceneggiato non viene proprio fortuna. Fine della 26ª puntata. Spacciatore. Hey! Forza, Juan, tutto insieme. Mi sa che qui non c'è niente da fare, ragazzi. Se ne va. Certo che in questa sceneggiata proprio... Moce pesando sulla gola. Lì è lui che spinge sopra. Se ne va. Era lui che spinge sopra. La devo mantenere, Willy. Che è carne, non è mobile. È classificazione, vai. E io sono visto che lui non sveniva, aspettavo qualcosa di più corposo per svenire, se ce ne va. No, pensavo che fosse più lungo, perché si è arrivata subito. Infatti, c'è più niente da fare, allora mi sono trovato impreparato. Sì. In effettare, diciamo sposta. Guarda, ma guarda, ma ci può essere... C'è un terra tre. Certo che in questo sceneggiato chi si deve sposare in un veri sceneggiato. Quando la mano... Oh, si è strazzato un dito. Un carte pillar, eh? Sì. Devi stare tranquillissimo, capace che mi buco la mano, ma tu, capito? Perché ti metto la mano a protetto. Ma vuoi scherzare? Che cazzo? Ma cazzo muove la sua? No, no, non senti. Scusate, presagiglio.